Cartoonist 2011, è con vero piacere che incontro Luca Boschi, un incontro non previsto ma che mi fa piacere, nel senso che non sapevo che venisse, alla fine l'ultimo momento ce l'ha fatta venire, piuttosto che altre volte in cui dovrebbe essere presente in fiera e poi non ce la fa per motivi di lavoro, meglio oggi. Siamo nello stand della Nicola Pesce Editore e c'è un perché. C'è un perché, perché tu, per questo editore, hai realizzato e collaborato a realizzare questo libro. Con alcuni valenti scrittori, critici, miei amici e collaboratori di sempre, vale a dire Leonardo Gori, Andrea Sani e in questo caso Franco Bellacci, che ha curato la parte più legata alla registrazione delle uscite che non al testo vero e proprio, quindi cronologia, annessi e connessi, cose sconosciute di un autore che non è più tra noi ma che ha tantissimo prodotto ed è molto ristampato, quindi almeno la sua opera è con noi ancora, e che è, non lo dico io, non dico più niente, lascio parlare a te, sei tu Iacovitti, con il nome per cui è universalmente noto, Franco Iacovitti come amava farsi chiamare e Benito Iacovitti come risulta all'anagrafe. Dato che in realtà Franco Benito Iacovitti dovrebbe essere stato il nome con cui è registrato. Lui non amava tanto essere chiamato Benito per ragioni che si possono intuire, però anche su Franco, essendo il nome di un dittatore spagnolo, non è che se la cavasse molto. Infatti diceva che suo padre aveva voluto chiamarlo così non a caso, perché aveva queste, queste simpatie. Sì. Senti, quest'opera, per chi non la conoscesse vorreste scoprirla adesso, qualche chicca, qualche particolare motivo di interesse? A noi piace dire che è il volume definitivo, non sarà vero, ma è definitivo ancora per alcuni decenni, diciamo, su Iacovitti, sulla sua opera, sui suoi personaggi, ed è ripartito in varie, è visto attraverso vari punti di vista. C'è prima di tutto una lunghissima intervista che risale da un po' di anni fa, naturalmente agli anni 90 avanzati, quando l'abbiamo incontrato più volte, sia nella sua casa a Roma, sia nella sua dimora estiva che era sulla Inversilia, dove siamo andati a scovarlo varie volte e dove amava isolarsi per circa 3 mesi l'anno, per questo già per dire che razza di persona era, senza telefono, con un telefono al posto pubblico. Per chiamarlo e per mettersi d'accordo dovevamo telefonare al posto pubblico ancora a gettoni, perché l'epoca era quella, o con la scheda. Lui amava stare da solo, isolato, e produceva tavole su tavole, illustrazioni per parecchi mesi nel corso dell'anno. La mattina andava sulla spiaggia e poi tornava e poi andava a giocare con gli amici. Amici che volle con sé alla presentazione di una prima versione, quando era ancora con noi, di questo volume ormai moltissimi anni fa. Benissimo, Iacovitti, 60 anni di surrealismo a fumetti, curato da te e da quegli altri grandi autori che hai, grandi esperti che hai citato. Senti, io però, siccome non so quando di nuovo ti avrò a disposizione, non posso non approfittarne per chiederti delle altre cose, visto che siamo a Cartoonist. Mi sottoporrò a questa gogna mediatica. No, sarà un piacere per chi, come me, è appassionato, sentirti parlare di questo. Beh, siamo a Cartoonist, Milano, la Disney, la casa editrice di Stanza Milano, il Corrierone, questo è un collaterale del Corriere Gazzetta, che sono di Milano, e questa è un'opera straordinaria. E poi Milano è la mia prima città. Milano è la tua prima città. Questa è un'opera straordinaria che tu hai curato insieme a Lidia Cannatella e a Alberto Beccattini, che si è appena conclusa nelle edicole, ma si può facilmente richiedere direttamente agli edicolanti o al sito del Corriere della Sera. Vogliamo parlare della straordinaria importanza di quest'autore e di questa iniziativa. Allora, prima di tutto, come vedete dalla sagoma, questo personaggio che ha le orecchie rotonde, un po' piatte, questo è Mickey Mouse Topolino, ma non è Topolino, è il Topolino disegnato dal maestro, dal grandissimo Floyd Gottfredson, che è, alcuni lo chiamano il terzo papà di Topolino, considerando Walt Disney come il primo e a BioWorks come il disegnatore che gli ha dato la vita nei primi disegni animati nel 1928. Questo materiale, che è apparso in una collana di 38 volumi disposti in orizzontale, così per rispettare l'impaginazione originale delle strisce, queste strisce sindacate che uscivano su quotidiani negli anni 30 per un lungo periodo, per parecchi decenni, è l'opera che Floyd Gottfredson da solo e con alcuni illustrissimi colleghi, alcuni creatori di personaggi che tutti
conosciamo e ricordiamo, dopo seguirà Elenco, ha realizzato e non era mai stata raccolta in volumi mai prima nel mondo. È incredibile, ma è vero, dal gennaio 1930, quando le prime strisce di Mickey Mouse hanno cominciato ad uscire sui quotidiani americani, a tutt'oggi nessuno, men che meno negli Stati Uniti, ha raccolto tutta l'opera di questo grande autore, che è il creatore grafico di Eta Beta, del commissario Basettoni, di Manetta, di Macchia Nera, di Giuseppe Tubi, di tantissimi altri personaggi secondari. È quello che per la prima volta ha abbinato Topolino a Pippo in una storia, cosa che non è secondaria, perché tutti siamo abituati a vedere questa coppia storica così come automatica, cosa che non è. Per esempio, nei film animati che sono stati realizzati prima che Fred Gottfredson facesse questo abbinamento, Topolino e Pippo non agiscono insieme, semmai ci sono tanti film in cui agiscono insieme, ma in un trio insieme a Paperino. Qui praticamente c'è tutto, ci sono le storie lunghe, avventurose, appassionanti, le storie brevi a gag, le strisce autoconclusive realizzate in un certo periodo in cui la casa distributrice, il Kingfisher Syndicate, aveva deciso di non realizzare più storie lunghe per i quotidiani, ed è tutto raccolto, ricolorato, ritradotto in gran parte per la prima volta, con anche le parti che a suo tempo in Italia sono state rimaneggiate, censurate, perché non più politicamente corrette oppure non più opportune da pubblicare. Ad esempio, delle storie che negli Stati Uniti sono state pubblicate durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando i mercati esteri erano chiusi, quindi non potevano arrivare in Italia. Sono giunte in Italia successivamente, quindi tutti i riferimenti alla guerra, per forza di cose, sono stati eliminati. Alcune storie sono state ritradotte da allora per quest'opera per la prima volta. L'opera è importante anche perché, essendo stato, diciamo, uno spartiacque tra quello che c'era prima e quello che ci sarà dopo, è stata anche prenotata per essere ripresa in altri paesi. Quindi, ad esempio, in Francia penso si possa dire che quest'opera, paro paro, così come accade per la grande dinastia dei Paperi che presentava l'opera omonima di Karl Barks, sarà ristampata usando esattamente la stessa colorazione, gli stessi impianti, gli stessi articoli tradotti e così via. Questa è una bella notizia. Infatti, è una bella soddisfazione. L'editore è Glénat, posso dirlo, quindi non un editore da poco. Insomma. Mica pizze fighe, certo, come direbbe qualcuno. Certo. Senti, è sempre un piacere sentirti parlare, perché oltre alla passione c'è anche una grandissima competenza. A questo punto ne approfitto perché, siccome a questo sono legato per i bellissimi ricordi di infanzia, questa è un'altra iniziativa. E quindi vuoi spendere due parole anche su questa iniziativa? In qualche modo le entità che hanno veicolato questa iniziativa sono le stesse, vale a dire Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Però questo è frutto di uno sforzo collettivo. Moltissime persone si sono adoperate, da Federico Fiacconi dello Studio Graffiti, che ha fatto il packaging, Fabio Licari, che è responsabile di queste iniziative per i quotidiani, Vito Lo Russo e ovviamente Guido De Maria, Claudio Varetto, Giancarlo Governi, che sono tra i realizzatori della vecchia trasmissione televisiva Gulp Fumetti in TV o Super Gulp, oppure gli autori della mostra che ha circolato per varie città d'Italia, che in qualche modo, prima che uscisse un'iniziativa del genere, che diciamolo è una collezione di DVD che riprende il meglio di questa trasmissione con tutti i suoi personaggi, questa mostra ha viaggiato per varie piazze d'Italia, Roma, Napoli, Modena e così via, Torino e così via, mettendo in mostra una serie di materiali, disegni preparatori, storyboard, illustrazioni e di tutto un po', con personaggi che sono, come si vede, Tex Willer, Lupo Alberto, Nick Carter, anche alcuni personaggi di Jacovitti come Cocco Bill, Jack Mandolino, la famiglia Spaccabue e così via, Lupo Alberto, non so se l'ho citato. E attualmente è in corso di pubblicazione la seconda versione, con contributi extra e ovviamente la comparsa di Tex, con Tex Willer in più, che non era presente nella prima versione. Io, come credo di aver già detto e ridetto, sono legato a ricordi bellissimi a questa serie di Super Gulp, ma la cosa che mi ha sorpreso, forse, non so se sorprende anche te, io ho un figlio di 7 anni che
ha voluto vedere il primo per curiosità e poi si è visto anche tutti gli altri. E forse questi ritmi che io pensavo fossero più adatti a quelli della mia età, in realtà catturano ancora anche le nuove generazioni, che sono abituati a cartoni animati più... molto veloci, con molto ritmi veloci, massacranti da videoclip quasi. Infatti. No? Ma forse un po' di tranquillità nella visione non come si dice? Non guasta. Poi c'è anche l'effetto karaoke, tutto sommato, il fatto che si possono vedere delle cose scritte, il testo dei balloon, delle didascalie, i titoli, e rileggerli insieme con le immagini che si muovono ma non più di tanto, quindi ti lasciano il tempo per leggere, è un effetto positivo forse anche dal punto di vista didattico, vorrei dire. Cioè insegna a concentrare l'attenzione sullo schermo televisivo, che di solito invece è strumento di, si dice subizione, non so, subimento, non saprei dire, comunque poi controllo sullo Zingarelli. È un neologismo che accettiamo, sì, infatti, nel caso. Senti, io ti ringrazio, so che devi partire, quindi ti lascio, ci sì. Tenevo a parlare di queste belle cose. Ti chiederei un'ultima cosa. Ma è sì. Vero che si parla di riproporre qualcosa sul tipo di Supergirl, se non Supergirl qualcosa che gli somigli? Si è detto, perché il successo, devo dire, anche inatteso di questi DVD, che come si dice dalle parti nostre hanno fatto il fumo nella prima versione, quella che è stato veramente inatteso rispetto ai DVD in generale allegati o collaterali alle riviste da edicola, ha fatto sì, ha dato un po' il via. Naturalmente sarebbero usate delle tecniche diverse da queste, che sono abbastanza antiche, probabilmente l'uso del flash eccetera. Nel primo DVD ci sono due tentativi fatti da Guido Di Maria di usarli rispetto a dei fumetti già esistenti. Uno, guarda caso, è ancora di Iacovitti ed è Occhio di Pollo, un western d'epoca, diciamo. Un altro contributo che impreziosisce questi DVD. Grazie ancora. Grazie a te, grazie. Alla prossima. Sergio, e grazie a gli argomenti voi. Non mancheranno come sempre. Grazie ancora per la tua capacità di parlarne. Ciao Luca. Ciao.